Ciao ragazzi, come state? Buon lunedì e bentornati in questo primo episodio delle pagelle, che anche il giorno dopo, come potete vedere, sono un po' amare, sono un po' deludenti, no? Mi dispiace molto dover inaugurare la rubrica con un video del genere. Cercherò di entrare nel dettaglio, quindi lo dico da subito, sarà molto lungo perché ho tante cose da dire. Perché la notte porta consiglio e guardarmi anche i replay mi ha aiutato bene a capire alcune situazioni. A proposito di replay, non avete visto la partita? Volete vedere le azioni salienti? OneFootball gratuitamente, link in descrizione, ve li mostra. E porta veramente dentro la partita quest'anno OneFootball. Al di là di tutte le notizie, aggiornamenti in tempo reale, ci sono anche i replay, ok? Quindi la possibilità di avere OneFootball sul vostro cellulare diventa quasi una necessità. Scaricatelo, mi raccomando. E vorrei partire da Max Allegri, voglio togliermi prima questo dente perché nella live di ieri qualcuno subito è venuto a dirmi però Allegri, vedi, ecco se si gioca con il gioco di Allegri si perde e io gli ho detto anche con un po' di nervoso perché avevamo appena preso il gol del 2-2, come può questa essere colpa di Allegri? E ancora una volta io voglio sottolineare questa cosa perché la partita di ieri non l'hai pareggiata per colpa di Allegri, lo abbiamo già detto. Io sono partito dall'80% arrivare fino al 90% di colpa Szczęsny e credo che in tanti siano d'accordo su una grandissima percentuale di colpa di Szczęsny. Qualcuno mi dice solo colpa di Szczęsny, per me no. Per me c'è anche una parte di colpa dell'allenatore e una parte di colpa della squadra. E quindi vorrei partire dalla parte di colpa dell'allenatore e ad Allegri voglio dare 5. Sapete bene quanto a me piaccia Allegri come allenatore, ma ieri non mi è piaciuto. Una delle grandi caratteristiche di Allegri è quella di riuscire ad aggiustare la partita con i cambi in corsa. Allegri è sempre stato uno di quelli che, come ama ripetere Caressa, è riuscito a dividere il tempo, no? Schedulare non solo i titolari ma anche le riserve negli spazi di tempo. Secondo Caressa ha rivoluzionato il modo di vedere il calcio. Secondo me è semplicemente molto bravo a leggere i momenti della partita e a creare delle micropartite all'interno della stessa, no? Questo è sempre stato quello che vi dicevo su Massimiliano Allegri. Ieri, secondo me, non l'ha letta molto bene. Già il fatto di voler andare a difesa 3 così presto nella gara è stato, secondo me, un chiaro segnale di bene, siamo avanti di 2 gol. L'Udinese non si è mai presentata in maniera pericolosa dalla nostra parte. Noi facciamo il nostro giro palla a 3 dietro senza problemi. Ci difendiamo a 4, a 5 a seconda del momento. Sicuramente non ci verranno a dar fastidio, sicuramente non troveranno lo sbocco per farci male. E infatti Allegri non aveva gestito l'imprevisto. Io credo che le sue parole nel post partita della gestione dell'imprevisto siano quasi più un insegnamento per se stesso che per la squadra. Cioè, se vuoi fare determinate cose, le fai quando ormai la partita è quasi chiusa. Io ricorderò sempre che il cambio classico di Allegri era metto dentro Barzagli gli ultimi minuti e la difesa da 4 va a 5, a 3 con i due esterni che si abbassano molto e cerchiamo di portarla a casa negli ultimissimi minuti che rimangono. Ecco, questo io lo apprezzo, credo che non sia nemmeno del tutto sbagliato, ma farlo così presto nella partita, in un primo tempo in cui la Juve era stata molto molto brava, secondo me la Juventus aveva fatto un ottimo primo tempo e addirittura in live lo sottolineavamo. Addirittura sul 2-0 la Juventus a pieno organico attaccava nella metà campo dell'Udinese, segno che non era sazia, non aveva la pancia piena, voleva cercare anche il gol del 3-0 per distruggere definitivamente le speranze dei friulani. Non è arrivato, è vero, ma quel mettersi a 3 sin da subito non mi è piaciuto molto a livello di concetto. Ecco, poi anche Allegri, come per dire, si dice, ma questo è appena arrivato, no, dalle vacanze, appena fatto l'Europeo. Allegri fermo da 2 anni. Addirittura con i 5 cambi in conferenza stampa aveva detto spero di non fare casino. Ecco, secondo me un po' di casino ieri l'ha fatto. Infatti anche nella conferenza stampa post partita dice ora devo andare a casa e valutare e capire se ho fatto davvero casino. Personalmente sì, perché io credo che il piano della partita della Juventus, no? Quindi cercare di giocare in ripartenza, giocare in verticale, giocare sui giocatori singoli che hanno delle individualità in grado di risolvere la partita. Beh, il primo tempo l'abbiamo visto, stava funzionando. L'Udinese, ripeto, non è mai stata pericolosa. L'Udinese, signori, non è mai scesa in campo. Se Szczęsny non regala 2 gol, l'Udinese probabilmente ne fa 0, se ne fa 1, è un motivo di orgoglio in cui viene fuori. Però l'Udinese è stata poca ciccia. Se l'Udinese porta a casa un punto, davvero gli episodi sono singoli errori di Szczęsny e sul primo anche di De Ligt, devo dire la verità, quindi dopo ne parleremo. Però Allegri, secondo me, ripeto, secondo me, un po' del suo ce l'ha messo,
perché ha cercato di abbassare molto il livello di gestione della Juventus. Io credo, provo a dare una spiegazione, proprio perché, essendo la prima partita, non era sicuro della condizione fisica e atletica dei ragazzi e ha detto: allora delle due li faccio palleggiare di più, attaccare di meno, ci stanchiamo di meno, non subiamo un contropiede, quindi non siamo scoperti, siamo avanti, l'importante ora è difendere. Però la Juventus si era difesa, secondo me, anche molto bene con la difesa 4 e aveva molta capacità sulle ripartenze, proprio perché con questi esterni e con queste mezze ali che si buttavano dentro, Bentancur, secondo me, ha fatto una buonissima partita. La Juventus sembrava tutta un'altra squadra, sembrava una squadra che voleva andare effettivamente all'attacco. Quindi io da Allegri non posso dare la sufficienza, e tra l'altro non mi è piaciuto il triplo cambio tutto insieme. È ovvio che ancora deve capire come funziona quelle 5 sostituzioni, il discorso degli slot, quindi ok, però delle due mangiamoci forse un cambio, facciamo il doppio cambio nel secondo o nel terzo slot, iniziamo a cambiare poche cose da subito, perché 3 giocatori su 11, ragazzi, cioè è tanto della formazione. Se ci aggiungi pure un cambio modulo e un cambio di impronta di sistema di gioco, è ovvio che la squadra vada un po' in confusione. Poi è stato paradossalmente il contrario, perché la Juventus ha anche attaccato, ha trovato il colpo di testa di Morata, palo, ha trovato il tiro di Bentancur, palo, quindi la Juventus è stata comunque propositiva, questo è indubbio. Ma non ha gestito l'imprevisto. L'imprevisto è l'infortunio di Szczęsny, che regala 2 gol all'Udinese, va a caricare a pallettoni l'Udinese, va a scaricare la Juventus, che con quella difesa 3 non ha più le energie per fare il gioco che faceva invece nel primo tempo. Poi so per certo che non è un discorso di moduli, so per certo che è un discorso di testa e di gambe, perché a una certa non ne avevamo più. Abbiamo iniziato a fare degli errori, anche Dybala perde un pallone proprio perché non ne ha più. Cioè, ha fatto una partita straordinaria, perde quella palla perché fiato non ce n'è. Quindi questa è un po' la mia analisi del discorso legato alle sostituzioni, all'idea di Allegri e a quella che è stata la prima partita della gestione Allegri, che tra l'altro mi ha ricordato tantissimo l'esordio di Cristiano Ronaldo contro il Chievo Verona, quel 3-2 che viene risolto all'ultimo dal gol di Bernardeschi. Ieri il 3-2 l'ha fatto Ronaldo, poi questione di centimetri non è andata dentro. Nel complesso la partita, ragazzi, era super meritata per la Juve. Ripeto, un primo tempo non dico perfetto ma quasi, un secondo tempo in cui becchi 2 pali, Dybala fa una magia, Silvestri la butta in angolo, Cristiano Ronaldo fa gol annullato di millimetri, Szczęsny ha regalato 2 gol, ed è per questo che io intitolo il video Sciagura Szczęsny. Io non credo che sia difficile giustificarlo, no, impossibile giustificarlo. Ieri leggevo su Twitter Gianni Balzarini che diceva: vi chiedo di non massacrare Szczęsny. Ma non è un discorso di massacrarlo. Certo che se vai a dire se è un portiere di merda fai cagare, devi ritirarti, è un commento che non condivido, anzi mi dissocio completamente da chi la pensa così. Ma sottolineare l'errore di Szczęsny, l'ho scritto anche a Gianni, da Che Mondo è Mondo, si esalta il giocatore che fa la grande giocata e si critica chi fa degli errori, a maggior ragione se sono errori grossolani. Quelli di ieri di Szczęsny sono errori da portiere che è ancora in spiaggia, al mare, col mojito in mano. Non lo so, nel primo gol forse aveva dell'olio, aveva mangiato delle patatine, gli erano rimaste sui guanti, non può non tenerla, poi anche successivamente non ne tiene un'altra. Ma a maggior ragione con un allenatore come Allegri, che ti ha sempre detto che non è vergogna alzare il pallone, riferito addirittura ai portieri, perché quel discorso che fa lanciamo il pallone per aria in alcuni momenti della partita lo fa su Buffon, perché Buffon aveva sempre il pallone tra i piedi, sempre possesso palla del portiere. Ad Allegri questa roba non piace, non gli piace vedere il portiere che gioca con i piedi. Dopo un errore grossolano come quello del primo gol, che vai a procurare rigore, non lo pari e quindi vai sotto per colpa tua, e ripeto anche un po' di d'élite, non puoi anche avermi la voglia di andarmi a dribblare nell'area piccola un giocatore con un altro giocatore davanti alla porta. Perché il rischio di fare una cappella, detta come va detta, è alto e si è concretizzato. Quindi Allegri adesso dovrà anche lavorare sulla testa dei giocatori, perché 2 anni fa, il momento di passaggio da Allegri a Sarri, Sarri è sempre stato uno che ti diceva di buttare via il pallone il meno possibile, se possibile mai. Stessa cosa a Pirlo, sono 2 allenatori che amano tenere la palla anche se non vai a costruire l'azione. L'importante è tenerla per il momento, non regalarla mai agli avversari. Se la vai a regalare la devi recuperare, quindi è difficile, invece se la tieni te è meglio. Allegri invece accetta il fatto di non avere il pallone, perché sa che con una fase difensiva adeguata di livello come quella che aveva fatto la Juventus nel primo tempo, poi è difficile venire a bucare la Juve. Questo è. Forse i giocatori hanno ancora nella testa alcuni insegnamenti degli ultimi 2 anni e un po' hanno anche dimenticato quelli di 3 anni fa. Ragazzi, 3 anni fa è tanto indietro nel tempo. Io credo che Szczęsny non si possa dare più di 3, forse si potrebbe dare anche di meno, ma
un'insufficienza gravissima, oppure sceglietelo voi, cioè ditemi voi qual può essere il voto di Szczęsny. Io non penso che si possa salvare. Danilo, ragazzi, che cosa vi devo dire? Non mi è dispiaciuto. Danilo è sempre quel giocatore, secondo me, molto intelligente. Anche il fatto che poi lo metti a centrocampo, no? E cambia completamente il suo ruolo, il suo impatto sulla partita, ma comunque non fa vedere cose brutte. Danilo, secondo me, è un giocatore sempre imprescindibile, un giocatore sempre utile alla causa e fa qualcosa di più anche del suo ruolo, quindi non si limita al compitino. Ricordatevi la parola compitino, perché tornerà fuori. Io credo che a Danilo si possa dare 6. Io penso che la sufficienza per Danilo sia pienamente meritata, a maggior ragione perché viene dirottato dalla fascia destra al centro del campo, dove va a fare il regista addirittura. Io credo che sia davvero un giocatore da Allegri, Danilo, perché lo puoi usare in qualsiasi contesto e il suo rendimento non cambia di tanto, rimane quasi sempre costante, è una macchina da 6 continuo come minimo, poi ovvio che può andare sotto il 6, ma può anche andare sopra il 6, a me Danilo continua a piacere un sacco. Io credo che su De Ligt invece si debba aprire una piccola parentesi, perché per quanto mi riguarda la papera di Szczęsny nasce da un'uscita a vuoto di De Ligt, che non ci stava a uscire in quel momento lì, dato che eri completamente schiacciato, delle due un centrocampista andava a tamponare e De Ligt poteva aspettare l'inserimento o il taglio di qualcuno. Invece De Ligt si è fatto uccellare da questo movimento veloce del pallone da parte dell'Udinese, poi Szczęsny ha delle grandi colpe, perché comunque al di là dell'errore di De Ligt la palla era banale, era elementare, e l'ha lasciata andare. Però De Ligt, già lì c'è una sbavatura, poi ce n'è un'altra su Okaka quando Yaya lo tira alto e ormai ci fa il 3-2, quindi qualcosina da rivedere su De Ligt c'è. Secondo me è una partita da 5 da parte di De Ligt, non mi ha impressionato. Poi ha tenuto a bada l'attaccante dell'Udinese, stavo dicendo gli attaccanti, ma ne è solo uno, Pussetto, nel primo tempo, però credo che sia un po' poco per quello che è De Ligt. Meglio invece Bonucci, che secondo me si merita la sufficienza, anzi tante volte è andato anche al lancio lungo all'apertura sugli esterni, perché questo era il piano gara, ragazzi. Allegri l'aveva preparata così: andare sugli esterni, andare in contropiede, andare in verticale, andare ad attaccare l'Udinese. Ma l'ha detto anche nel post partita: noi abbiamo una squadra con degli elementi di questo tipo, cosa facciamo? Faremo questo piano gara qua. Bonucci, quando c'è da cercare l'uomo sul movimento senza palle sulla corsa, è uno che il piede ce l'ha, l'ha fatto vedere anche ieri. Secondo me Bonucci non ha fatto una brutta partita. Alessandro, inauguriamo. Prima vi parlavo di compitino, no? Ecco, io credo che sia giusto quest'anno inserire il voto compitino, cioè quei giocatori che fanno una partita che non è né carne né pesce, un po' insipida, dove non vedi mai niente di più rispetto allo standard, e che secondo me alla Juventus è sempre un po' poco. Quindi non sono colpevoli, perché non hanno fatto degli errori, non è un voto negativo, perché non c'è stato un errore. Il voto negativo è quello di Szczęsny, no? O quello di De Ligt. Compitino significa che non ti prendi la responsabilità di andare a fare qualcosa nello specifico nella partita, ok? Io Alessandro non gli ho visto fare niente di trascendentale, molto scolastico, un terzino sinistro che ogni tanto sale, molte volte rimane bloccato. Passaggi, sì, l'unica volta che gli ho visto fare una roba veramente bella è là, quando stiamo attaccando, che va a riprendersi una palla per andare al cross. Però io credo che nell'arco di 90 minuti quell'azione su tutte possa essere un po' poco e un po' da compitino, quindi voto compitino. Cuadrado invece bisogna dargli tanto, 7 almeno, perché il gol che fa è spettacolare. Il solito Cuadrado, il solito giocatore che ti toglie le castagne dal fuoco. L'abbiamo visto l'anno scorso con Pirlo, l'abbiamo visto l'anno prima con Sarri, lo abbiamo sempre visto con Allegri. Lui cambia allenatore, cambia la filosofia, cambia il modo di giocare. Cuadrado è Cuadrado, Cuadrado fa la differenza, perché Cuadrado è un giocatore forte e universale. Quindi direi di riassumerlo così, voto 7, il gol del 2-0 è tutto opera sua, un gol bellissimo secondo me, e dopo ne parleremo anche quando parleremo di Dybala. Secondo me 7 anche a Bentancur, ragazzi, e sono contento di questa cosa. Non tanto per l'assist, perché comunque già è qualcosa, ed è stato un bel assist, perché il gol di Dybala nasce da Bentancur che apre con un lancio sulla destra per Cuadrado, e Bentancur che chiama il movimento con la mano a Cuadrado, gli fa il movimento senza palla, gli dice dove metterla, la mette, e di prima
fa l'assist per Dybala, ma al di là di questo ho visto un Bentancur pimpante, dinamico, sempre in palla. Poi arrivano dei momenti in cui bisogna impostare, lui è un po' disordinato, è un po' caotico, ma io credo che sarà difficile renderlo meno grezzo sotto questo punto di vista. Credo che Bentancur ormai rimarrà sempre questo tipo di giocatore qua, ma quando c'è da fare della sostanza, della legna, della corsa, da metterci della quantità, Bentancur è un grande giocatore. E ribadisco ancora una volta, da mezzala come ha giocato ieri e con dei movimenti senza palla, perché quando porta palla Bentancur non è tutta questa ira di Dio, cioè quando fa la progressione palla piede sì, però ripeto, se devi impostare o palleggiare niente di che, ma se fai movimenti senza palla diventa importante perché libera gli spazi anche agli altri, e magari gli altri poi la palla su piede se la fa andare, oppure se gli avversari ti marcano quel giocatore lì, Bentancur si può inserire come ha fatto ieri, e poi giocando di prima rimetti il pallone in mezzo e se muovi la palla velocemente c'è poco da fare, gli altri devono starti dietro. Poi gli gol di Dybala, c'è molta passività da parte dell'Udinese, Bentancur mette quella palla lì, sì, è in mezzo a tre giocatori, Dybala arriva comunque prima, segno che i giocatori dell'Udinese, anche loro un po' come Szczęsny ancora col mojito al mare, però intanto facciamo queste cose. C'era andata bene, poi c'è andata male, proprio devo dire la verità. Quindi 7 Bentancur, mi è piaciuto. Ramsey no, non mi è piaciuto per niente, ragazzi, non mi è piaciuto per niente. Se Ramsey deve giocare davanti alla difesa per fare il gioco, non lo sa fare, cioè è inutile. A me fa ridere Allegri che continua a insistere su questa cosa, perché anche lui lo sa che non è così, è palese che lui sappia che non è così, però giustamente dice: oh, ce l'ho qua, magari nei piani era quello di venderlo, è ancora qua, cosa facciamo? Poi ieri mancavano Rabiot, mancava McKennie, mancava Arthur, Locatelli non era pronto, quello offriva la casa, intendiamoci. E sono anche dell'idea che con un centrocampo Bentancur, Ramsey e Bernardeschi tu non possa avere la pretesa di fare la partita sul palleggio e che quindi l'abbia anche preparata bene. Poi è andata male, ripeto, secondo me è passata la difesa tra un po' presto. Ramsey non fa gioco, è più bravo in interdizione, paradossalmente, cosa che non pensavo potesse essere vera. Ramsey, com'è, da 5, neanche da compitino, da 5, cioè proprio non mi è piaciuto per niente. È l'ennesima partita di Ramsey che non mi sa da niente, che non lo vedo determinante nulla, cioè in niente, né nel movimento senza palla, né nella fase di impostazione, né sui lanci, negli inserimenti. L'unica cosa che ha fatto, ripeto, è metterci il fisico in alcuni contesti e molte volte dare la palla all'indietro. Quindi secondo me è insufficiente la prestazione di Ramsey, cioè poi magari sono io che non riesco a farmi, non lo so, a farmelo piacere, non ne ho idea. Bernardeschi compitino, anche qua non ha sbagliato tanto, ma non ha nemmeno fatto tanto, ha fatto il compitino, e quindi concludiamo così. Dybala invece, a Dybala voglio dare 8. Dybala voglio dare 8 perché, ragazzi, un giocatore come Dybala, che il primo gol lo fa lui, il secondo gol nasce dalla sua intuizione, sul 2-2 all'ultimo secondo, dopo che è stremato, poco dopo aver perso quella palla perché veramente non aveva più, si inventa quel tiro a giro che il portiere deve per forza di cose spedire in calcio d'angolo perché sennò è un problema. Beh, ragazzi, ma Dybala ha fatto tutto lui. Ieri Dybala è stato grandioso, magari giocasse sempre così e magari fosse sempre così in forma, perché l'anno scorso è mancato tanto Dybala. Pirlo si possono dare tante colpe, però se inizia a mancarti un giocatore come Dybala tutto l'anno, cambia, perché Dybala cambia veramente la faccia di una squadra, quindi tanta roba, migliore in campo in assoluto e tante belle giocate di Paolo Dybala dentro la partita, al di là di quelle che vi ho elencato che sono quelle determinanti, tante belle giocate, si abbassa, si alza, gioca vicino alla porta, vicino alla punta, un po' più largo, un po' più basso. Dybala ieri veramente ha giocato in tutte le zone del campo facendo comunque l'attaccante, quindi tanta roba, questa deve essere l'impronta della stagione di Paolo Dybala. Morata non si può dare compitino perché secondo me compitino l'aveva fatto in più di un'occasione agevolando sempre il gioco della Juventus sulle sponde, però nel concreto Morata è stato insufficiente, cioè l'attaccante della Juventus, il centravanti della Juventus, la punta della Juventus non mi può fare solo il compitino, per questo secondo me è grave. Il compitino finché è un esterno, un terzino, un centrale, un mediano, ma l'attaccante deve vivere per far gol. Ieri Morata non l'ho mai visto orientato al fatto di voler far gol, ma mai. Solo in occasione del colpo di testa che becca il palo. Io lo torno a dire, Morata a me piace, secondo me è un buonissimo giocatore, anzi è un ottimo giocatore. Però ci sono delle categorie e Morata, nell'attacco della Juve,
Dybala, Morata e Ronaldo, secondo me è il peggiore dei tre. Poi con l'Udinese si può vincere anche con un gol di Morata, spero qua tutti d'accordo, però ieri non mi è piaciuto. Io credo che sia una partita da 5 e mezzo più che da compitino, perché veramente non si è mai messo nell'ordine delle idee di voler andare a risolvere la partita, di far gol, di giocare da centravanti. Arriverà il momento di Morata e vedremo anche il miglior Morata, per adesso non mi è piaciuto. Chiellini 6, direi che c'è poco da dire, ha fatto proprio il centrale a 3 della difesa 3 come l'abbiamo visto fare mille volte. Kulusevski, io lo recupero un vecchio cavallo di battaglia l'anno scorso: se entri alla panchina devi avere voglia di spaccare il mondo per dimostrare che tu in panchina non ci devi stare. Io capisco che magari dal primo minuto sia un po' difficile perché c'è da mantenere un'idea di gioco costruita dall'allenatore durante l'allenamento e quindi sei anche un po' limitato a volte nel adeguarti a quella roba lì, ma se tu entri in una partita e se poi questa partita addirittura si mette male, hai degli ampi spazi per il contropiede in alcuni minuti, tu devi veramente spaccarmi la partita. Qua deve cambiare Kulu, qua, questo è il punto davvero che deve cambiare Kulu, perché le potenzialità ci sono. Manca della cattiveria, manca della voglia, manca della grinta e ce la deve mettere. E deve pensare che quando prende quella palla e punta la porta, deve puntare la porta per far gol. Un dribbling, un assist, un tiro, quello che vuoi. Devi fare la differenza. E sono sicuro che lo possa fare, perché l'anno scorso in più di un'occasione l'ha fatto. Mi viene in mente il gol con il Verona, mi viene in mente la partita col Milan in cui entra e fa il gol. Ce le ha le potenzialità, ce le ha la possibilità e so per certo che non è un giocatore scarso, è un giocatore molto giovane che va aspettato, ma quando entra voglia della cattiveria, quella non ti viene dopo, quella devi avercela, devi tirarla fuori, quella è roba tua. Quindi non fatti mangiare Kulusevski per una settimana, che con l'Empoli se gioca dall'inizio, se entra lo voglio vedere più cattivo, quindi 5 e mezzo, diciamo così. Poi chi è entrato ancora? Ronaldo, vabbè, Ronaldo quella punizione di Dybala fuori di poco, l'assist di Chiesa dentro di tanto, al di là di Cortomuso, per dirla all'Allegri, e niente, annullato, niente da dire. Su Ronaldo ci sarebbe tanto da dire, aspetto un attimo perché ne ho già parlato anche ieri live su Twitch. Sono molto deluso da Cristiano Ronaldo, molto deluso da Cristiano Ronaldo, e spero che non sia vero quello che si legge, confermato anche da Sky, da Fabrizio Romano, che lui abbia chiesto di non giocare perché... Non lo accetterei, veramente non lo accetterei, quindi spero che non sia vero. Chiesa entra, si vede che ha ancora qualcosa che non va, e forse è per questo che non è partito dal primo minuto, però l'aveva risolta. L'aveva risolta con quel cross per Cristiano Ronaldo, quello stacco di Cristiano, l'aveva risolta. Federico Chiesa era entrato con quella voglia di farti la giocata di cui parlavo prima di Kulusevski. Non è bastato perché la tecnologia oggi ci condanna. Speriamo che possa darci una gioia più in là nel tempo. E invece per quanto riguarda Locatelli senza vuoto. Per terminare, io invito tutti, vabbè, sembra banale, scontato e credo che sia giusto però sottolinearlo, invito tutti alla calma, perché non è un giudizio definitivo, o non può essere un giudizio definitivo dopo 90 minuti, sarebbe la follia. Anzi, ve lo dico tranquillamente, è colpa mia. Se ieri non abbiamo vinto con l'Udinese, mi assumo tutte le responsabilità, date la colpa a me, e vi spiego anche il perché. Perché avevo chiesto, dato che negli ultimi anni con Sarri e con Pirlo eravamo partiti molto bene, e anche con Allegri l'ultimo anno eravamo partiti molto bene, avevamo iniziato a fare delle partite fatte bene, l'anno scorso 3-0 di Pirlo alla Samp sembrava una squadra fantastica, l'anno prima Sarri fa un filotto di partite tutte vincenti, l'anno prima ancora Allegri vince il campionato a novembre, una roba del genere, però poi sono finite tutte male, avevo chiesto di iniziare male ma finire molto bene. Quindi se è andata così mi assumo completamente la responsabilità, è colpa mia che ho chiesto alla squadra di iniziare male ma finire bene. A parte gli scherzi, ora qua Allegri dovrà veramente metterci la sua mano, perché questa è una squadra giovane. Banalmente, l'episodio di Szczęsny che non lancia via il pallone mi ha ricordato il racconto di Allegri su Dybala, che contro il Frosinone, prima partita di Dybala in Serie A con la maglia della Juventus, invece che andare a prendere il calcio d'angolo e far finire il primo tempo, vuole provare il dribbling, contropiede, gol del Frosinone, 1-1, Blanchard di testa, finisce così la partita. E Allegri dice: un giocatore giovane deve imparare che è più importante difendere il risultato piuttosto che cercare il gol in una condizione in cui sta finendo il tempo e poi è difficile recuperare o farne un altro. Quindi in quel momento fai finire il primo tempo sull'1-0 e va bene così.
Se ieri Szczęsny la spara via, probabilmente quella partita finisce 2-1 per la Juve, se non 3-1 per la Juve, perché magari l'Udinese dovrà cercare di avanzare, fare un gol se non vuole perdere, e la Juve potrebbe colpirla poi in contropiede. Sono tutte possibilità, non lo sapremo mai, ma queste sono le logiche dinamiche del calcio, no? E Allegri dovrà tornare a ragionare su questa roba qua, perché è quello che vi dicevo. Io amo Allegri, sono contentissimo che sia tornato, ma temo che una squadra così giovane, non dico che possa essere un problema per lui, perché non è vero, ma che cambierà, modificherà tantissimo la posizione di Allegri, l'idea che avevamo di Allegri, perché lui è sempre stato abituato con le Juventus, tranne il secondo anno, che è stato l'anno della ripartenza, ma bene o male ad avere giocatori già pronti, già lì nell'immediato. Questa è una squadra molto giovane che tanti non sanno nemmeno cosa voglia dire vincere. De Ligt, Chiesa, Kulusevski, Locatelli, McKennie, sono tutti giocatori, lo stesso Caio Jorge, che non hanno ancora mai avuto tutti questi palcoscenici come l'ha avuto Cristiano Ronaldo, l'ha avuto Chiellini. Sono giocatori che devono maturare ancora tanto nelle scelte, nei momenti della partita, perché magari sono efficaci quando hai il pallone, ma non sono maliziosi quando non ce l'hai, e le partite si vincono anche con i dettagli, si vincono con la malizia, con la perdita di tempo. Non tutto il tempo, non puoi puntare una partita solo su questo. Mi viene in mente il Porto che mi ha fatto andare fuori di testa, ma ci sono dei momenti in cui devi respirare, dei momenti in cui devi cercare di spezzare l'attacco dell'altra squadra e farlo in modo anche noioso. Allegri aveva definito noioso il modo di giocare dell'Udinese, e lo è stato, perché alla fine con quella difesa a oltranza, nonostante essere sotto di 2 gol, 2 episodi che ieri ci sono andati di traverso, si portano a casa un punto, tanto quanto noi siamo già costretti ad inseguire. Il calcio è stranissimo, uno sport stranissimo, perché ribadisco, ieri la Juventus doveva vincerla. Poi gli è mancato anche del coraggio, secondo me, a un certo punto, alla Juventus di vincere quella partita. Perché, ribadisco, nonostante magari ci si metta a difesa 3 e nonostante i 2 pali, cerca di prendere un terzo palo che magari stavolta va dentro. Ogni 3 pali un rigore, come si diceva alla tedesca, 21. Non lo so, faccio fatica a dire, oh no, abbiamo perso e quindi non abbiamo vinto e sono negativo per il futuro, perché è stata una partita talmente strana, ma è stata una partita brutta, che non mi è piaciuta. Mi è piaciuta nel primo tempo, poi ci siamo morti. Non so se è perché abbiamo cambiato in corsa, perché non avevamo più fisico, non abbiamo più energie mentali, non ne ho idea, non lo so, può essere un insieme di tutte queste cose. Però abituiamoci, come diceva Allegri, che ci sono dei momenti in cui vengano fuori degli imprevisti e dobbiamo essere comunque bravi a gestirli, perché se no torniamo indietro. Damum ieri sera diceva una cosa interessante: quante volte ci siamo messi a contare 2 punti persi di là, 2 punti persi di qua, là avevamo vinta però l'anno scorso con Pirlo. Iniziamo già adesso, sono quei dettagli lì che l'anno scorso hanno fatto la differenza in negativo, ma che sono sintomo di squadra giovane e di squadra che dovrà lavorare su queste cose, e l'allenatore dovrà lavorare su queste cose. Quindi Allegri per la prima partita, secondo me, non è sufficiente. Ho fiducia in lui e sono sicuro che lavorerà su queste cose, che lavorerà su se stesso e sul discorso dei cambi, perché non è facile, dopo non so quanti anni di carriera con 3 cambi, rivoluzionare ulteriormente il concetto di gioco, di calcio, e spezzare nuovamente la partita in più tempi. Ma sono sicuro che Allegri alla lunga, con i 5 cambi, ci darà le sue soddisfazioni.